Ecco raga, come al solito la sfiga ci vede sempre bene, benissimo. Dovevo essere primo in lista e invece secondo. Devo aspettare in questa bellissima sala d'attesa. Paura, paura che ne è. Come dire, Wega, la storia si ripete. Mi hanno assegnato la camera che oggi vedete all'esterno. Quello dell'ospedale geriatrico, però probabilmente non sarà quella definitiva. Adesso attendo che mi chiamino e la paura sale, aumenta. Raga, sono tornato, finalmente sono tornato su con la scusa che lavoravo giù, conoscevo tutti. Forse sì, qualcuno mi aveva detto che mi avrebbero coccolato. E così è stato. Grazie a tutti, veramente grazie a tutti. Buongiorno, oggi sono in seconda giornata, sarebbe la terza se contiamo anche il giorno zero, quello dell'intervento, e come ben vedete sono in piedi, hanno iniziato a farmi già camminare. Non con poche difficoltà, però cammino, ho ancora dolori alla schiena, ma probabilmente oggi verrò anche dimesso e quindi passerò tutta la mia convalescenza a casa. È stata una bella avventura, una durissima avventura perché sto subendo un duro colpo, un fermo forzato che mi pesa non poco. Però come al solito sono cazzuto e ce la farò. Sono tornato a casa, raga. Scusate, ma faccio fatica anche a tenere su il cellulare per filmarmi, perché mi tirano i muscoli sulla schiena. Adesso sto provando a camminare con calma, come mi ha indicato il mio neurochirurgo, che saluto, il dottor Ricci, è stato bravissimo, neurochirurgo di Verona. Ti faccio anche pubblicità. Adesso cominciamo ad attivarci per fare un po' di riabilitazione con calma. Ho ancora tantissimo male dietro, mi tirano i punti, però insomma, come già detto, sono cazzuto e ce la faremo. Grazie a tutti quanti perché veramente sui miei social mi siete stati vicino in tantissimi. Ho ricevuto tantissimi messaggi da voi, anche su WhatsApp. Veramente grazie, grazie, ancora grazie a tutti quanti e spero prima o poi di riuscire a portare contenuti un po' più allegri. Uè, rega, come dico sempre, gambe in spalla e prima o poi si ripartirà. Ciao!